Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Su questo breve video vi mostrerò come risolvere definitivamente il problema della lampada LED che lampeggia. Allora, molti suggeriscono di invertire la polarità su un interruttore, cioè piuttosto che usare il neutro, di usare la fase, in questo modo da interrompere la fase e impedire così, se ci sono dispersioni, di andare a contatto con la fase della lampada sul neutro. Ma molte volte non funziona, infatti ho provato anch'io, non funziona. Oppure viceversa, ricercare dove sta la dispersione e questo comporta comunque un bel impegno e lavoro. Invece adesso vi mostro con un semplice componente come risolvere definitivamente questo problema. Allora, andremo ad utilizzare questo componente che è un condensatore. Il suo valore, non so se si riesce a vedere, no, non si riesce a vedere, comunque è di 100.000 picofarad di 400 volts. Andremo ad applicarlo qui, in questi due punti, qui, tra questo connettore qua e questo qui. Allora, ho finito, ecco come ho applicato il condensatore, praticamente tra i due contatti in parallelo, in pratica. Non è importante se dove sta la fase o dove sta il neutro, alla fine, quando andremo a spegnere la luce, il condensatore provvederà a eliminare quella che è la corrente parassita. Spegniamo la luce. Come vedete, perfetto. Non ci sono più problemi. A posto. Da quello che avete visto, non è stato difficile effettuare sta cosa. Praticamente bisogna soltanto svitare due viti, inserire il condensatore e il gioco è fatto. Unica regola, ricordatevi bene che il condensatore deve essere di 400 volt. Se andate di sotto questo valore, potreste trovare il condensatore che vibra. E quando meno ve lo aspettate potrebbe esplodere. Quindi, fatto questo, risolvete il problema una volta per tutte, senza andare a invertire la fase sull'interruttore come fanno molti, o a perdere giornate e giornate di tempo a ricercare dove sta perdita o cavo che va in dispersione. Con questo sistema risolvete il problema. Quindi a voi una buona giornata, vi raccomando, lasciate un like, anche così mi premiate del tempo che ho dedicato a voi nel mostrarvi come risolvere il problema. Buona giornata a tutti.